Allora, siete fortemente preoccupati per due cose. Alle nostre spalle ci sono tronchi abbastanza grossi che sono venuti giù con l'ultima fiammata di venerdì, ma anche le condizioni del ponte stesso vi stanno preoccupando. Perché? Esatto, allora le fiumane si stanno ripetendo, per cui le problematiche con queste precipitazioni non più sotto controllo ci preoccupano in maniera particolare. L'Arzilla è un torrente, poi come torrente ha queste piene e purtroppo, voglio dire, se non c'è una manutenzione dell'alveo, diciamo del torrente stesso, ed è una manutenzione che noi chiediamo ormai da diversi anni, comunque ecco, le ultime precipitazioni ci hanno veramente preoccupato. Allora, stabilità del ponte, che è stato costruito nel 1981, per cui sono 37 anni che non viene più fatta manutenzione, i ferri si stanno scoprendo, le oscillazioni anche sotto, la parte sotto è abbastanza rovinata, ai lati e lungo diciamo il ponte, diciamo, ci sono sicuramente degli interventi urgentissimi da fare. Per quanto riguarda il resto, si può vedere, diciamo, qui ad ogni, gli alberi non sono stati mai più potati, per cui una mancanza di potatura, una mancanza di, ripeto, manutenzione, cioè bisogna che gli argini vengano fatta una manutenzione, non dico annuale ma almeno biennale, cioè per cui una pulizia, portare via la terra che viene portata. Qui se abbiamo visto sono 2 metri di terreno che sicuramente verranno presto riportati via anche quelli. Abbiamo poi un'altra criticità che secondo me è veramente preoccupante, l'inclinazione dei più che se alle prossime precipitazioni possono tranquillamente cadere sul ponte, facendo danni al ponte, creando, è l'unica via di accesso che abbiamo tutto in questo abitato. Inoltre noi siamo, diciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 8 famiglie e circa siamo 20-25 persone, però diciamo siamo veramente... Rimarreste isolati? No, rimaniamo isolati completamente, per cui questa è una bella preoccupazione. Nell'ultima alluvione, nell'ultima fiumana, la pianara, la famosa pianara fanese, cioè veramente alcuni sono fuggiti perché hanno avuto paura. L'acqua ha lambito il ponte completamente e noi siamo qua a ripetere per l'ennesima volta a tutti, diciamo a tutte le istituzioni, a chi sia preposto per la manutenzione, che sia provincia, comune, regione o qualcun altro, diciamo un intervento urgente, un intervento che ci avevano promesso la scorsa estate, che poi si è fermato invece alla foce dell'Arzilla, che l'hanno ripulita. Qui ci avevano promesso che facevano qualcosa, ma non è stato fatto assolutamente nulla.